Salve ragazzi e benvenuti a Video Game News, la nostra rubrica ormai consueta che di settimana in settimana vi tiene informati sulle ultime novità del mondo videoludico. Apriamo questa edizione parlando di Battle Block Theater, l'eccezionale platform targato Behemoth che, dopo essere arrivato nel corso del 2013 su Xbox 360, arriverà finalmente anche su personal computer, ovviamente in digital delivery e ovviamente su Steam. Gli utenti che giocano su con mouse e tastiera saranno però ben contenti di sapere che l'edizione PC include numerosissime novità, fra cui nuovi nemici, nuovi boss e il supporto a Steam Workshop. Se siete incuriositi da questo prodotto, date un'occhiata alla nostra recensione e ovviamente aspettate anche una review dell'edizione PC. Buone notizie anche per i possessori di Xbox One. Microsoft ha infatti finalmente pubblicato la beta di Project Spark, il game creator in sviluppo presso il team Dakota, annunciato all'E3 2013 e subito apprezzatissimo dai fan. Il prodotto si presenta sicuramente valido e completo, l'editor è abbastanza interessante e non mancherà di stimolare l'immaginazione degli utenti più creativi. Al momento però ci sono anche qualche zona d'ombra, a fronte infatti dell'indiscussa qualità del prodotto fa invece pensare la formula free to play adottata dalla casa di Redmond. Ricordiamo infatti che i contenuti vanno acquistati, il costo per l'acquisto di nuovi materiali e nuovi paesaggi sembra eccessivamente elevato e agli utenti non piacerà sicuramente neanche il limite di 30 minuti per giocare le creazioni della community. Speriamo quindi che Microsoft possa tornare sui suoi passi e sviluppare una strategia di commercializzazione un po' più rispettosa di noi utenti. A killer still roams in the guts of this city, and you let him walk away. Activision ha finalmente annunciato la data d'uscita di The Amazing Spider-Man 2, il gioco tratto dall'ultima pellicola dedicata al supereroe Marvel. Gli utenti potranno vestire i panni dell'arrampicamuri a partire dal 2 maggio e, prenotando il titolo, avranno diritto ad una serie di costumi aggiuntivi. In realtà questo extra non è che ci sembri proprio così influente per la qualità del gioco, ma tuttavia alcuni fan di Spider-Man potrebbero apprezzare. Ricordiamo però che il contenuto aggiuntivo non sarà presente nelle versioni delle console Nintendo, quindi né su Wii U né su 3DS. Comunque sia, non vediamo l'ora di scoprire qualcosa in più dell'ultimo progetto Binox, del resto alcuni dei tie-in dedicati a Spider-Man erano usciti piuttosto bene e speriamo che anche questo possa essere soddisfacente. Never forget what you do defines who you are. Tempo di date anche per Square Enix. La casa giapponese ha infatti comunicato che l'atteso Murdered Soul Suspect uscirà in Europa il 6 giugno. Il gioco è un action adventure che ci farà vestire i panni di un detective impegnato niente meno che a risolvere il mistero della sua stessa morte. C'è un buon mix fra atmosfere noir e poteri soprannaturali e quindi il titolo sviluppato da Irelate Games si è presentato fin da subito come un prodotto abbastanza originale e senz'altro fuori dagli schemi. Ricordiamo che nonostante il titolo fosse stato annunciato inizialmente solo per PC, Xbox 360 e PlayStation 3, Square Enix ha invece confermato l'arrivo anche su console di nuova generazione, quindi su Xbox One e PlayStation 4. Electronic Arts e PopCap Games hanno annunciato l'arrivo di Peggle 2 anche su Xbox 360. Il titolo includerà tutti i Peggle Master già introdotti gratuitamente su Xbox One, così come la nuova modalità duello. Il gioco uscirà sulle console europee il 7 maggio ed appare molto probabile ormai anche un arrivo su personal computer. Se siete alla ricerca di un puzzle game divertente, stimolante, ma anche immediato, questo potrebbe essere il prodotto che fa per voi. Quindi magari date un'occhiata alla nostra video recensione. All of our sacrifice has bought us this one day. Passiamo adesso a Titanfall, il first person shooter firmato Respawn Entertainment è ormai addirittura d'arrivo, ma continuano ad arrivare nuove informazioni sul titolo. Vince Zampella infatti ha dichiarato nel corso di un'intervista che la Software House si è concentrata soprattutto sulla modalità multiplayer, ma che nel titolo sarà anche presente una storia che potrà essere portata a termine in poco meno di 2 ore per entrambe le fazioni disponibili. Electronic Arts ha confermato anche l'arrivo di un Season Pass che permetterà ovviamente di scaricare tutti i DLC e sarà venduto al prezzo di 24,90€. Non ci sono ancora notizie su quali saranno i contenuti di questi
pacchetti extra che includeranno, si pensa, nuove mappe e nuove modalità. Però Electronic Arts chiede agli appassionati di Titanfall un atto di fiducia, invitandoli ad acquistare, a preacquistare il Season Pass prima dell'arrivo di nuove informazioni che giungeranno probabilmente con l'uscita del gioco nei negozi. Chiudiamo l'edizione odierna con i nostri consueti top e flop. La notizia più interessante della settimana non poteva che essere l'annuncio di Batman Arkham Knight. Il nuovo titolo dei talentuosi Rocksteady Studio arriverà infatti solo ed esclusivamente su console next gen e PC e promette di portare le avventure dell'uomo pipistrello ad un nuovo livello qualitativo. Si sa già infatti che la Gotham City di questo nuovo episodio della serie Arkham sarà ben 5 volte più grande rispetto a quella di Arkham City e che sarà possibile andare in giro in città a bordo della nostra affidata Batmobile. L'uscita del gioco è fissata entro l'anno, non ci sono date precise, ma i rumor vogliono attorno ad ottobre. Nei prossimi giorni arriveranno comunque nuove informazioni, nuove immagini e nuovi video, quindi se non volete perdervi proprio niente di Batman Arkham Knight, restate qui con noi su Every Eye. La notizia flop della settimana spetta di diritto al Square Enix per i licenziamenti avvenuti in casa Eidos Montreal. 27 dipendenti infatti hanno perso il lavoro a causa della riorganizzazione dello studio dopo l'accoglienza non troppo calorosa di Thief. Lo stealth game, pur presentando un livello qualitativo abbastanza elevato, sembra non essere stato uniformemente apprezzato da tutti i giocatori e sicuramente gli obiettivi di vendita non sono stati rispettati. Sembra per fortuna che molti degli sviluppatori siano stati comunque ricollocati sempre all'interno dell'azienda, quindi in fondo non è andata malissimo. Con questo chiudiamo la nostra edizione odierna di Videogame News, vi invitiamo a lasciare un like se questo nostro piccolo telegiornale videoludico vi piace e ovviamente restate sul canale YouTube di Every Eye per tutte le nuove informazioni, notizie, video recensioni e tutto quello che c'è da sapere riguardo ai videogame più attesi in uscita sul mercato. Un saluto a tutti, ciao!